13 puntate da campione con 3 ghigliottine portate a casa, 162.500 euro la cifra vinta da Diego Fanzaga all'Eredità, con il giovane milanese che si è raccontato a Vieni da me. Ero molto emozionato, sono contento, le persone che mi conoscono, hanno notato la mia emozione. Mamma, papà e amici mi hanno detto che mi vedevano teso, esordisce Diego dai microfoni di Caterina Balivo, proseguendo, sono cresciuto nella periferia ovest di Milano, verso Torino. Mia madre e mio padre lavoravano, mio papà aveva 2 lavori, il bagnino e riparava gli erogatori per le immersioni subacquee. Mia madre ha sempre fatto l'impiegata o la segretaria, ha lavorato sempre molto. Io sono stato affidato a una tata, come succede a moltissimi bambini, dai 4 ai 13 anni ho vissuto a casa sua, mi veniva a prendere a scuola e passavo la giornata da lei. Vorrei investire le vincite per il mio futuro. Prosegue Diego Fanzaga, parlando della tata Mara Greco. Faceva la casalinga ed era molto attenta alla mia formazione, mi leggeva quando non sapevo leggere, mi faceva giocare e mi dava un senso dello stare insieme molto equilibrato. Una volta compiuti i 13 anni, ho perso i contatti con lei, dopo che mi sono trasferito, ho frequentato un'altra squadra e ho perso i contatti con lei. È come se una parte di me avesse voluto dimenticare e relegare quei ricordi da un'altra parte. Su come ha conosciuto il programma, ha ammesso, ho sempre guardato il programma con mia nonna, me lo ha fatto conoscere lei, ogni sera ci sfidavamo, sentivo che c'era qualcosa per me e quindi ho fatto domanda. Quando mi hanno chiamato ho fatto il casting a Bologna e successivamente mi hanno chiamato a Roma. Infine, una battuta su cosa ne farà dei soldi vinti, vorrei investirne una parte, vorrei comprare una casa, questi soldi andranno a formare una solida base per il mio futuro. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.